Quando ho accettato l'invito del Teatro Regio di Torino di tornare a realizzare una regia sempre del repertorio comico napoletano, in questo caso non settecentesco ma ottocentesco, e ho subito colto l'occasione per ridare identità ad una tradizione teatrale, soprattutto quella ottocentesca, in cui non era più Napoli a suggestionare l'Europa col suo teatro e musica, ma era l'Europa che influenzava la produzione napoletana. E quindi ho pensato in questa regia di Don Checco, innanzitutto, di rielaborare i dialoghi che sono recitati rispetto alla tradizione, quindi non sono cantati, e quindi li ho riavvicinati a quello che era un vecchio teatro popolare, il cosiddetto teatro di parodia o farsa, dove in realtà ancora c'erano vecchi lazzi battuti a soggetto, situazioni comiche dove prendevano in giro lo stesso teatro melodrammatico, appunto per ricordare che il teatro all'antica è un teatro che non si prende mai sul serio, che il primo a mettere in ridicolo è proprio se stesso, cioè si mette la maschera. E quindi in questa commedia ho voluto provare a mettere la maschera e farla diventare qualcosa di estremamente divertente, però legato ad una vecchia tradizione di comici, proprio come erano i comici della commedia dell'arte, che si giocava, si rideva, qualche volta ridendo si dicevano anche cose serie, ma soprattutto c'erano tante gag e lazzi che in questa produzione ho cercato di rivitalizzare e ridare identità.